Salve, oggi che è la vigilia di Natale, nella nostra rubrica giuridica rispondiamo ai follower. Ecco un primo messaggio. Ci scrive la signora Pina che... Oh santo cielo! Le è entrato un uomo in casa. Leggo il messaggio. Lei lo ha sorpreso in salotto, lui si è spaventato, è corso nello sgabuzzino e lei lo ha chiuso dentro a chiave. Però questa è una rubrica giuridica, non è un poliziesco. Mentre scappava ha lasciato cadere un sacco, probabilmente della refurtiva. Strano, il sacco è pieno ma in casa non manca nulla. Signora, non tocchi niente, questi sono accertamenti che competono alla forza pubblica. Probabilmente il sacco verrà sequestrato e nel giro di qualche mese il suo contenuto verrà consegnato ai legittimi proprietari. Il signore nello sgabuzzino si lamenta, chiede di lasciarlo andare, dice che è in ritardo e che deve lavorare tutta la notte. Certo, magari entrando in altre case come è entrato nella sua, ma dai! Ho guardato dal buco della serratura. Il signore è molto preoccupato. Ha una grande barba bianca ed è vestito di rosso. Credo di aver capito. Signora, non si preoccupi e non si faccia impressionare. Chiami immediatamente il 112. Chiami la forza pubblica e lo faccia arrestare. È la notte di Natale, probabilmente ci impiegheranno un poco a intervenire, non fa niente, ci volesse tutta la notte, lei tenga questo soggetto sotto chiave, mi raccomando. Direi che per oggi è tutto, salve e buon Natale!